In questo corso conduco l'allievo attore a raggiungere una verità emotiva ed espressiva, sia che lui voglia operare nel teatro che nel cinema. Si dedica molto tempo ad esercizi di improvvisazione. Che donna! Ah, di nuovo! Che donna! Ah, di nuovo! Che donna! Ah, di nuovo! Che donna! Vado bene? Porto l'attore a provare veramente quel sentimento, quello stato d'animo, attraverso esercizi specifici, in modo da renderlo capace di vivere quella circostanza, quella situazione, quell'azione che la scena richiede. Diversamente, io alleno i miei allievi attori ad affrontare durante l'anno vari tipi di scene. Ma io non c'ho una lira. E allora? E dove va a finire, dimmi, l'amore quando non c'è più? Se tu conosci il posto vado, magari vieni anche tu, che ci riprendiamo indietro quello che abbiamo buttato. Perché non posso pensare che è stato un sogno mancato e che erano solo Ghito! Mariangela, prenditi mio figlio con una bella croce sulle spalle da lavare e stirare. Mi hanno fatto vestire da puffo. Chi può essere? Il solito avvocato. Leave a bad taste in your mouth. You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Mario, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Questo consenso che hanno manifestato Flavio e Mariangela trova anche in noi gioia, felicità, e oltre alla preghiera che abbiamo loro assicurato vogliamo anche manifestare la nostra gioia. Tanto benvenuto, avvocato Sergio.
siamo state arrestate da queste bravissime detective, che il bottino verrà portato agli sposi. Mi arrendo. Che eri di un altro. Mi rivolgo a voi stasera, non in veste di presidente degli Stati Uniti, non come leader di una nazione, ma semplicemente come essere umano. Ci troviamo ad affrontare la più spaventosa delle prove. Nella Bibbia quel giorno è chiamato Armageddon, cioè la fine di tutte le cose. Eppure, per la prima volta nella storia del nostro pianeta, il genere umano possiede i mezzi tecnologici per evitare la propria estinzione. Tutti voi che ci accompagnate nella preghiera dovete sapere che tutto ciò che è possibile per evitare il disastro verrà fatto. Nel caos che regna nella nostra storia, tra i mille torti e le discordie, tra immensi dolori e sofferenze, attraverso i secoli, c'è una cosa che ha elevato le nostre anime ed elevato la nostra specie dalle proprie origini. E quella cosa è il coraggio. I sogni dell'intero pianeta stasera riposano in questi 14 coraggiosi uomini che viaggeranno nello spazio. Buon viaggio e buona fortuna.